Quali saranno poi i futuri interessi che verrà coinvolta la Capitanata? Ma ieri abbiamo approvato il rendiconto del 2016, è una prima variazione di bilancio dopo aver avuto un'approvazione, una parifica netta da parte della Corte dei Conti senza alcun rilievo. E quindi questo è un dato positivo per la Puglia, perché avere la certificazione da parte della magistratura contabile sul fatto che è una regione che ha i conti in ordine è sicuramente un elemento di soddisfazione. Per quanto concerne la provincia di Foggia, noi stiamo lavorando su questo versante, le ultime risorse che abbiamo destinato sono diverse centinaia di milioni di euro per il dissesto idrogeologico che riguarda tutta l'area del Gargano e dei Monti Dauni, accanto ad altre risorse per alcune strade dei Monti Dauni, quindi la provincia di Foggia è pienamente al centro delle politiche regionali, su questo vogliamo continuare a lavorare. Ovviamente non possiamo nascondere che le infrastrutture sono sempre di più all'attenzione. Rapidamente, a che punto è la situazione con Trenitalia, che punto è l'aeroporto Gino Lisa, per fare il punto della situazione a oggi, 1° agosto? No, io sono fiducioso sulla dinamica dell'autorizzazione per iniziare i lavori di allungamento della pista Gino Lisa. Sono fiducioso perché le risorse ci sono e da tempo noi abbiamo reso pubblico il numero del capitolo di bilancio dove ci sono i 14 milioni per Foggia. C'è questo confronto con la Commissione europea, c'è stata la modifica del regolamento che ci agevola. In regione, già con l'assessore Giannini, momentaneamente sospeso, ma anche con il vicepresidente Nunziante, adesso stiamo lavorando per portare in giunta una delibera che ritiri la prenotifica, che ci faccia partire su questo versante, e la stiamo costruendo in maniera tale che sia tecnicamente impeccabile.